Buonasera dal TG6, un sit-in di protesta questa mattina a Pescara perché sono oltre 35.000 i lavoratori addetti alle pulizie e alle mense ancora in attesa del rinnovo del contratto. Paolo Renzetti. Quali i motivi di questa protesta oggi a Pescara? I motivi della protesta sono legati a dei settori, che si tratta sostanzialmente di pulizie, di mense, di farmacie, di pubblici esercizi, e sono accomunati da un problema che è quello di non avere un contratto collettivo nazionale rinnovato, salari fermi a 4-5 anni fa, condizioni che non sono esigibili perché la mancanza di un contratto significa anche la mancanza di una tutela collettiva dei lavoratori, quindi anche lo svuotamento del ruolo di rappresentanza all'interno delle imprese e quindi un potere contrattuale che viene meno per quanto riguarda i lavoratori che già di per sé sono in condizioni difficili. Io credo che questo sia un momento di svolta importante. Se le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro non vogliono farsi depauperare del ruolo importante che hanno, dovrebbero ragionare di più e cercare di trovare una sintesi nel rinnovo dei contratti. Al contrario, immagino che le rappresentanze sindacali, così come vogliono alcuni importanti amministratori, arriveranno ad avere ruoli relegati, come magari nelle trade union, che non adempiranno più ai compiti essenziali che fino ad oggi hanno adempiuto. Che in questo paese ormai si parla sempre tanto di lavoro, però il lavoro viene sempre più penalizzato. In questo paese i lavoratori sembrano solo un costo e non un patrimonio di questa nazione. Cercano di approfittare per ridurre sempre di più i diritti dei lavoratori, non solo a non voler dare nuovo salario ai lavoratori, ma addirittura quei pochi diritti che ancora sono all'interno dei contratti li vogliono portare indietro. Questa è la realtà. Ed ora la cronaca ci porta a Teramo e di 4 feriti, di cui 2 gravi, il bilancio di un incidente stradale verificatosi oggi poco dopo le 13 sul raccordo autostradale Teramo Mare nei pressi dello svincolo di Teramo Ovest. Una jeep condotta da un 85enne di Torricella Sicura ha imboccato contromano la rampa di accesso dello svincolo ritrovandosi sulla carreggiata opposta. La jeep, dopo aver percorso circa 500 metri, ha dapprima urtato una Fiat Punto provocando solo gravi danni alla carrozzeria, poi si è scontrata frontalmente con un'altra punta a bordo della quale viaggiavano 3 cittadini senegalesi tra i 25 e i 30 anni. Nello scontro sono rimasti feriti tutti gli occupanti delle 2 auto, trasferiti in ospedale a Teramo a bordo di 3 ambulanze e 2 di loro in condizioni serie, tra i quali anche l'anziano conducente. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo 2 dei feriti senegalesi e il personale del 118 e quello della squadra volante della Polizia Autostradale dell'Aquila per i rilievi di rito. Il traffico non è stato interrotto ma gestito su una sola corsia della carreggiata dal personale di strada dei parchi. Ora invece andiamo a Pescara perché c'è stata l'approvazione del bilancio al Comune. Da un lato la soddisfazione del primo cittadino Marco Alessandrini per l'importanza dell'esercizio, dall'altra le critiche del Movimento 5 Stelle che lo hanno definito povero. Vediamo. Sindaco Alessandrini, è stato approvato il bilancio, ci sono le critiche come sempre dell'opposizione, ma entrando invece nel merito, quali sono le linee guida di questo bilancio per il prossimo anno? Voglio sottolineare come la sessione di bilancio appena conclusa sia stata una sessione di bilancio contenuta nei tempi e quindi ci avviciniamo a modelli virtuosi, in cui devo dire che c'è stato un contributo positivo anche da parte delle opposizioni. Ci siamo seduti, ci siamo confrontati, siamo entrati nel merito di una serie di questioni e non abbiamo avuto, diciamo, difficoltà a licenziare appunto un bilancio, il più importante atto programmatorio dell'ente, con una tempistica che non è comune per appunto i comuni e le pubbliche amministrazioni. Il Movimento 5 Stelle a Pescara chiede garanzie dopo l'approvazione del bilancio. E abbiamo chiesto attraverso un cronoprogramma molto dettagliato con azioni, scadenze ed obiettivi, quindi un calendario da oggi fino alla fine dell'anno per portare avanti una serie di temi che fanno parte del programma elettorale del Movimento 5 Stelle. Per cui adesso nel Comune di Pescara, grazie alle nostre proposte, si attuerà il bilancio partecipativo, verrà istituita una commissione sull'anticorruzione e sulla trasparenza, verrà revisionato il regolamento sulla COSAP, quindi occupazione suolo pubblico, esentando ad esempio le pedane e gli scivoli che consentono l'accesso, appunto il superamento delle barriere architettoniche. Verrà revisionato anche il regolamento sulla contabilità, con misure stringenti sui debiti fuori bilancio, e poi abbiamo avuto assicurazioni che entro la fine dell'anno verranno portate in discussione le nostre
proposte sul question time, sul baratto amministrativo e quindi una serie di altre attività importanti. E di bilancio si parla anche all'Aquila, dopo l'intervento del prefetto che ha intimato la chiusura e l'approvazione del bilancio entro il 25 maggio, i costruttori aquilani auspicano un'uscita morbida dalla crisi del comune che non riesce a chiudere il bilancio di previsione. Il sottosegretario De Micheli conferma intanto che la ricostruzione abruzzese resta una priorità nazionale. Vediamo. Io sono convinto che hanno il termine, mi sembra ultimo, non vorrei sbagliare, il 24 maggio, però sono convinto già dal messaggio che ieri la De Michelis in rappresentanza del governo ha lanciato dicendo che per l'Aquila i fondi ci sono e sono convinto che troveranno anche questi fondi che servono quantomeno per ripareggiare il bilancio. È l'auspicio del presidente dell'ANCE L'Aquila, Gianni Frattali, in rappresentanza dei costruttori edili impegnati nei cantieri del cratere sismico, preoccupati ma anche fiduciosi sulla possibilità che alla fine il governo stanzierà i 24 milioni di euro di trasferimenti straordinari necessari al comune per chiudere il bilancio di previsione. L'alternativa del resto sarebbe la caduta della maggioranza del sindaco Massimo Cialente. A tal proposito, ieri il sottosegretario Paolo De Micheli, interlocutore governativo privilegiato per la ricostruzione abruzzese, ha annunciato che sarà nel capoluogo in occasione della rassegna di restauro e riqualificazione urbana Officina L'Aquila, organizzato da ANCE Abruzzo e CARSA, dal 24 al 26 maggio 2016. Nei giorni, insomma, in cui il bilancio di previsione arriverà in consiglio comunale. Ieri a Roma la De Micheli non ha detto nulla relativamente al trasferimento dei 24 milioni, ma ha più volte rimarcato che la ricostruzione resta una delle priorità nazionali e a confermarlo sono i numeri e i fatti concreti. In questo biennio, nel quale appunto anche io ho agito a sostegno della ricostruzione aquilana, noi abbiamo garantito 2 miliardi di euro per la ricostruzione privata. Abbiamo confermato il 4% degli stanziamenti per la ricostruzione privata ai progetti di sviluppo economico. Ci sono quasi 3.000 cantieri aperti in questi due anni, ci lasciamo alle spalle diciamo così, lavoro per 19.000 persone, sono state coinvolte oltre 2.070 aziende di cui più di 900 hanno la sede legale nel territorio aquilano. Da questa mattina nella sede di Piazza Unione del Palazzo della Regione di Pescara esternamente compaiono degli strani e grandi numeri. Si tratta di un particolare calendario istituito dai consiglieri di Forza Italia che hanno spiegato la ragione di questa iniziativa. Il servizio. Da questa mattina a Pescara c'è un originale calendario sul Palazzo del Consiglio regionale. Vogliamo spiegare di cosa si tratta e il perché di questa iniziativa? Sì, c'è un più e c'è il corrispondente numerico che oggi è più uno, domani sarà più due e così via fino a quando finalmente non partiranno i lavori di apertura della diga foranea. Noi siamo all'assurdo, sono opere in quota parte finanziate e in gran parte anche appaltate che non partono alla vigilia di un'altra stagione della balneabilità del nostro mare travagliata. Perché? Perché le procedure per far partire queste opere sono contenute all'interno di un piano regolatore portuale che ancora vede la luce e che fin qui ha prodotto solo incarichi costati molti soldi alla collettività per rispondere alle giuste osservazioni formulate sul piano stesso. Fino a quando non si approva il piano, le opere e i lavori non partono e fino a quando non si apre la diga foranea, il nostro mare sarà sempre strutturalmente a rischio di livelli di inquinamento che non garantiscono la balneabilità. Allora noi non riusciamo sinceramente a capire, dopo quasi due anni di governo di centrosinistra della città di Pescara e della regione Abruzzo, come non si possa comprendere che la priorità per questa città, per la sua provincia e per le città vicine a Pescara è che il mare sia pienamente balneabile. E la priorità è l'apertura della diga. Allora con quel calendario noi speriamo di stimolare giorno per giorno a ricordare qual è la priorità delle cose serie da fare, ovvero aprire la diga foranea. La SIB Confcommercio a Pescara lancia una campagna a tutela del mare per la stagione in arrivo e soprattutto per dire ai cittadini che il mare sarà balneabile. Vediamo.
La SIB Confcommercio lancia una campagna per difendere il mare di Pescara da quella che viene definita una campagna denigratoria che potrebbe compromettere la prossima imminente stagione estiva. Per questo nei prossimi giorni verranno affissi dall'associazione in città manifesti con la scritta «Continuate ad amare il nostro mare». Secondo me c'è stato eccessivo allarmismo e ci continua ad essere. Stiamo cercando insieme di promuovere, di tranquillizzare. Siamo convinti che il 16 maggio la balneabilità sulla città di Pescara, sul tuo comparto, tornerà balneabile fino al 97%. Questi sono i dati che attualmente noi abbiamo avuti dal Comune. La cosa che a noi ci preoccupa di più è che questo modo che si sta facendo sui media, non sui media, sui social network, per quanto compete, l'apparizione a tutti i costi di andare a verificare la nicchia negativa e ci sta portando veramente a rincorrere e a dare notizie. Questo modo di fare campagna promozionale ci sta mettendo in crisi, ma ha messo in crisi in un intero comparto. Il comparto del turismo è in crisi veramente, ma non è che pensi che Pescara entra in crisi solo Pescara, entra in crisi un intero comparto. Metteremo manifesti su tutta la città dove c'è la scritta continuate ad amare il nostro mare, non credete a notizie tendenziose che portano a denigrare l'immagine del nostro comparto. Raddoppiano i centri di raccolta rifiuti elettrici ed elettronici, passando da 51 a 100. La regione spinge un settore in crescita per l'aumento del consumo di tecnologia. Alfredo Primanti. La raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici nella nostra regione è aumentata del 13% rispetto al 2014. Da questo dato sicuramente positivo, la regione ha tratto spunto per il potenziamento dei centri di conferimento presenti sul territorio, che sono destinate a raddoppiare passando dagli attuali 51 a 100. Un investimento complessivo di circa 8,5 milioni di euro in un settore, quello dei cosiddetti RAE, destinato a crescere per l'aumento esponenziale del consumo di tecnologia. Basti pensare che in Abruzzo lo scorso anno sono stati raccolti circa 4,5 milioni di chilogrammi di rifiuti elettrici ed elettronici. È vero che nonostante un sensibile aumento dalle date del 2013 della raccolta pro capite, che oggi è pari al 3,36 kg per abitante, siamo ancora un po' lontani dalla, non tanto dalla media nazionale che si aggira sul 4%, sui 4 kg, ma al fine a cui dobbiamo tendere degli 8 kg al 2019, da questo punto di vista possiamo dire che l'aumento che già quest'anno si è registrato, circa l'11% dei centri di raccolta che sono passati da 46 a 51 in tutto il territorio abruzzese, nel prossimo futuro, quindi nel prossimo semestre, nei prossimi 12 mesi, questi centri verranno raddoppiati. Secondo i dati pubblicati dal Corecom, l'Abruzzo raggiunge un primato, quello delle conciliazioni tra gli utenti e le società di telecomunicazioni. Servizio. Più di 5.000 istanze pervenute, delle quali l'84% concluse con esito positivo. Sono questi i numeri da record registrati nel corso del 2015 che pongono il Comitato regionale per le comunicazioni abruzzese tra i primi 4 in Italia. Nel corso del 2015 le istanze di conciliazioni presentate dagli utenti abruzzesi hanno registrato una crescita esponenziale del 313% e riguardano servizi di telefonia, collegamenti internet e contratti degli operatori delle pay TV. I cittadini si sono rivolti al Corecom soprattutto per questioni riguardanti il traffico non riconosciuto per un totale del 53% delle istanze, il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, la mancata o ritardata attivazione dei servizi richiesti e per l'attivazione e disattivazione dei servizi non richiesti. Proprio in merito al mancato rispetto delle condizioni contrattuali, grazie all'attività di conciliazione del Corecom, un utente abruzzese ha visto riconosciuto il diritto a vedersi rimborsare dall'operatore ben 2.401 euro per la non conformità delle fatture pagate rispetto al profilo contrattuale pattuito e 1.946 euro a titolo di storno di fatture indebitamente emesse in ragione della medesima non conformità contrattuale. In tutto, nel corso del 2015, sono state 4.450 le istanze di conciliazione concluse con esito positivo.
E tanti cittadini, tante imprese della nostra regione si sono rivolte al Corecom con un problema legato alla telefonia mobile e fissa o la pay per view e sono usciti dai nostri uffici, dal Consiglio regionale, dal Corecom con la soluzione. Indennizi importanti se pensiamo che in altre regioni dello stesso numero di abitanti non si arriva a un milione di euro. Abbiamo oltre 5.000 conciliazioni, il doppio delle Marche, il triplo del Friuli Venezia Giulia e le stesse del Piemonte, nonostante ovviamente c'è una differenza di numero di abitanti considerevole. Ora la sanità, oltre 1 milione di euro dal Dipartimento della Salute della Regione Abruzzo all'ARIT, l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica, per portare a compimento l'avvio del fascicolo sanitario elettronico. È quanto prevede una determina firmata ieri dal direttore del Dipartimento, Angelo Muraglia. La somma servirà, tra le altre cose, ad avviare l'iter proposto dalla società Daedalus S.P.A., ad avviare la nuova anagrafe web integrata, a far adottare all'ARIT e alle ASL Abruzzo un sistema che regolamenti aspetti legali e modalità tecnico-operative per il trattamento dei dati personali. La gara per l'affidamento del progetto venne bandito dall'ARIT nell'ottobre del 2005. Ora ci occupiamo di cinema e spettacolo. Lina Wertmüller, ospite d'onore ieri sera a Teramo al Maggio Fest. Elisa Liuzzo. La regista de I Basilischi e Pasqualino Sette Bellezze ha fatto tappa a Teramo nell'ambito dell'evento culturale Maggio Fest. Ideato e promosso da Spazio 3 con il contributo di Fondazione Tercas, l'evento culturale Maggio Fest è stato appunto coronato dalla presenza della regista Lina Wertmüller. Qualche tempo fa lei ha detto agli Oscar credo poco, preferisco pensare al nuovo film, perché? Nel senso che non credevo agli Oscar? Sì. Ma era vero, più o meno. È meglio pensare ai film da fare che pensare all'Oscar. Come si racconta a lei in occasione della presentazione di questo documentario? Ma io non mi racconto, ho già fatto tutto Valerio, quindi mi racconta lui. Si racconta questa sua grande passione per questi occhiali bianchi, da dove nasce? Perché sono allegri. Mettono allegria? A me sì. E il bianco è anche cambiamento, ci crede? Non lo so, può darsi, non me la sono posta mai come domanda questa. La città di Penne torna a festeggiare il suo santo patrono, San Massimo. Dopo tanti anni di fermo, tornano finalmente i festeggiamenti per San Massimo, il santo patrono di Penne, con un comitato di novella costituzione di cui qui abbiamo il presidente. Grazie al nostro caro Don Celestini che si è messo a capo, un gruppo di circa 27-30 volontari si sono messi d'accordo al fine che anche a Penne ci sia il ripristino dopo 6 anni dei festeggiamenti di San Massimo. Grazie anche all'arcivescovo Sua Eccellenza Valentinetti Tommaso che ci ha venuto a conoscere in mezzo a noi, ci ha dato la possibilità di realizzare il monumento a San Massimo, ci ha messo a disposizione il suo pastorale. Detto questo posso dire anche che la popolazione si comincia a collaborare, in primis le scuole, l'abbiamo coinvolte e sono entusiasta veramente perché hanno fatto dei bellissimi lavori, mi dicono che c'è una bellissima sorpresa, quindi vedremo se Dio vuole il 6 e 7 maggio. Per quanto riguarda l'aspetto religioso ovviamente ci sarà la Santa Processione il giorno 7, per quanto riguarda l'aspetto civile abbiamo ripreso anche il cammino come una volta nel riprendere il mercato di San Massimo molto sentito all'epoca. Devo ringraziare gli sponsor che veramente ci hanno dato una bella fetta di fiducia e questo ci permetterà di andare avanti con una certa grinta e se Dio vuole chiunque verrà a Penne avrà la possibilità sicuramente di potersi godere le 2 giornate che abbiamo messo in atto sia nel campo religioso sia nel campo civile. Si chiuderà la serata con Vincenzo Olivieri. Ora apriamo la pagina dello sport perché cresce l'attesa per il derby di domenica. Il Cornacchia ospiterà la Virtus Lanciano, è una partita importante per entrambe le abruzzesi. Da un lato il Pescara punta al terzo posto e dall'altro la Virtus ha una fetta della salvezza. Andrea Costantini.
Cresce l'attesa per il derby di domenica tra Pescara e Virtus Lanciano. Quasi esaurita la dotazione di 733 biglietti messa a disposizione per i tifosi frentani. Prosegue bene anche la prevendita dei tagliandi per i tifosi biancazzurri. C'è anche l'ipotesi di un superamento del record stagionale di quasi 13.000 spettatori registrato lo scorso gennaio in occasione del match con il Bari, vinto 3-1 dalla squadra di Massimo Oddo. Come ha sottolineato il tecnico della Virtus Maragliulo, questo derby nasconde significati di classifica fondamentali che vanno oltre il campanile. Se la Virtus non si gioca un'intera stagione, poco ci manca. La sconfitta con l'Avellino ha scompaginato una ipotetica tabella salvezza che, a fronte della difficoltà della partita dell'Adriatico, prevedeva vittorie con gli Irpini, Ternana e Livorno per centrare la salvezza diretta. Quei punti persi al Biondi sabato scorso vanno recuperati domenica prossima, anche se la Virtus da una parte deve smaltire il contraccolpo psicologico di una sconfitta in attesa, dall'altro dovrà fronteggiare l'assenza di un pilastro come Amenta ed è in ansia per le condizioni del bomber Nicola Ferrari, che non ha ancora smaltito il risentimento muscolare che lo ha fatto uscire anzitempo contro l'Avellino. Decisive saranno le ultime due sedute di allenamento. Discorso diverso per il Pescara, per cui la partita non vale quasi un'intera stagione, ma è un tassello essenziale per il traguardo fissato da Oddo, il massimo ora raggiungibile, il terzo posto, che garantirebbe una posizione di privilegio in chiave playoff, come accaduto lo scorso anno al Bologna. La strada è quella di fare il pieno nelle ultime partite, sperando in almeno un passo falso del Trapani e tenendo presente che i biancazzurri sono in vantaggio negli scontri diretti sia con la squadra di Cosmi sia con il Bari. Oddo riavrà a disposizione Memusciai e Verre. Zampano, Fornasiera e La Padula hanno lavorato nelle ultime sedute in via differenziata, ma comunque a scopo precauzionale, e domenica ci saranno. A dirigere l'incontro sarà Rosario Abisso di Palermo. L'arbitro siciliano ha una vittoria col Pescara, quella di Livorno dello scorso campionato, l'ultima in biancazzurro di Maniero, e due sconfitte, quella di Varese, costata la panchina a Baroni, e quest'anno quella beffarda di Cagliari. Con Abisso la Virtus non ha mai vinto. Due pareggi, 3-3 alla Spezia la scorsa stagione e 1-1 a Como due mesi fa, e la sconfitta casalinga con il Cagliari nel girone d'andata. E in merito alla vendita dei biglietti c'è un aggiornamento proprio da parte della società Virtus Lanciano 1924, che comunica che sono stati acquistati tutti i 733 tagliandi relativi al settore ospiti per l'incontro Pescara-Virtus di domenica 8 maggio. Per i tifosi rossoneri che vogliono assistere all'incontro sono a disposizione fino alle 19 di domani i 30 biglietti per il settore tribuna maglia laterale. I suddetti tagliandi possono essere acquistati solo se in possesso di tessera del tifoso. E allora adesso, in attesa del derby, ci andiamo a vedere tutti i precedenti match disputati tra Pescara e Lanciano. Vediamo. È decisamente il segno X a dominare gli ultimi precedenti allo stadio Adriatico Cornacchia tra Pescara e Virtus Lanciano. In particolare gli ultimi due giocati in Serie B hanno prodotto due pareggi combattuti, ma in partite che per una serie di motivi non avevano un peso specifico per la classifica, simile alla partita di dopodomani. È finita 2-2 la gara del 13 maggio 2014, allorquando il Pescara di Cosmi stava chiudendo in centro classifica una stagione deludente, mentre il Lanciano di Marco Baroni era in piena corsa per la disputa di quei playoff sfumati di un soffio all'ultima giornata. Una gara segnata dal maltempo e chiusa dal 2-2 di Federico Amenta, dopo che il Pescara, con l'eurogol di Rossi e il rigore di Maniero, avevano ribaltato l'iniziale svantaggio. In quel Pescara in campo anche l'attuale virtussino Salviato. Qualche mese dopo, 28 novembre 2014, il derby d'andata della successiva stagione, sempre giocato sotto i riflettori. La Virtus di D'Aversa, partita bene in campionato e all'interno della zona playoff, si fa preferire sul Pescara balbettante dell'ex Baroni, passa in vantaggio con la zampata di Monachello, ma viene beffata l'ultima azione dalla sassata di Federico Melchiorri, che evita il tonfo ai biancazzurri e una grossa onta al tecnico fiorentino. Scorrendo l'almanacco arrivano altri pareggi. Nell'ultimo confronto in Lega Pro, nel gennaio 2010, la partita dell'Adriatico Cornacchia, chiusasi senza gol, resta negli annali soprattutto perché segnò il debutto sulla panchina biancazzurra di Eusebio Di Francesco, ex di quella partita, chiamato a sostituire l'esonerato Cucco. Cureddu. Brutta partita, condita da polemiche per l'annullamento di un gol al biancazzurro Zizzari per un millimetrico fuorigioco. Stesso risultato nella stagione precedente, quando la partita si giocò sul neutro di Vasto per via dei lavori di ammodernamento dell'Adriatico in vista dei giochi del Mediterraneo. L'ultima vittoria biancazzurra risale alla C1 2007-2008, 4 maggio 2008, ultima giornata di campionato comunque amara per entrambe. Il Pescara di Lerda dilaga con Cardinale, Sansovini due volte e Dettori, ma resta escluso per un solo punto
punto dai playoff. Il Lanciano di Moriero, a causa di una forte penalizzazione, finisce ai playout, dove retrocederà nel doppio confronto con la Juve Stabia. Senza penalizzazione ci sarebbe stata una salvezza tranquilla. Segnali sinistri e inquietanti per i tifosi rossoneri, che potrebbero vedere alcune assonanze con l'attuale situazione. Per scongiurarla, la Virtus dovrà fare quello che non è mai finora accaduto: vincere a Pescara, dove il bilancio è di 7 vittorie biancazzurre e 6 pareggi. Ma la squadra di Oddo, a caccia della terza posizione, non sarà certo d'accordo. Ora la Lega Pro, e apriamo con l'Aquila. Un momento di grande fermento: ieri la società ha risolto consensualmente il contratto con il difensore Cristian Chirieletti, colpito da Daspo a seguito della lite avuta con alcuni tifosi dopo la partita con la Robur Siena. La società inoltre ha rinunciato a effettuare il ricorso per la riduzione della squalifica dell'attaccante Salvatore Sandomenico, colpito da 3 giornate di squalifica a causa dell'espulsione rimediata domenica scorsa. Stamani il calciatore aquilano ha scritto una lettera aperta: sono rammaricato per quanto è accaduto, scrive, e sono consapevole di aver messo in difficoltà sia i miei compagni di squadra che la mia società, e a loro rivolgo le mie scuse. Ma le scuse maggiori sento di doverle rivolgere ai tifosi, alla città di L'Aquila, che mi ha accolto in queste 2 stagioni e mi ha permesso di crescere sotto ogni punto di vista. Capisco le motivazioni della società nel non voler presentare il ricorso e pertanto ho deciso di presentarlo personalmente tramite un legale di mia fiducia, perché ritengo che la squalifica di 3 giornate sia palesemente sproporzionata rispetto a quanto accaduto. E ora invece il Teramo. Quello del Teramo è un gran gruppo anche per il centrocampista Michael Cruciani, giunto a gennaio in prestito dal Benevento. È il momento del bilancio personale a 90 minuti dal termine della stagione. Ascoltiamo. Io ci tengo tantissimo a fare complimenti ai miei compagni, perché ho trovato, nonostante quello che hanno passato, un gran gruppo. Un gruppo veramente unito, un gruppo veramente che ci teneva a fare bene, perché venendo dall'altro girone avevo sotto gli occhi il Catania, per farti capire, no? Che adesso si ritrova, che è la stessa situazione del Teramo, ma si ritrova a fare i playout. Quindi ho trovato un gruppo veramente che unito, un gruppo che voleva fare bene, un gruppo che ci ha sempre tenuto nel lavorare bene e cercare di dare il massimo, sempre, cosa che abbiamo sempre fatto. Penso di aver dato sempre, ogni partita ho sempre dato tutto, e va lo stesso discorso di squadra. Poi posso dare, magari in qualche partita può essere di meno, qualche partita è andata meglio, però penso di aver dato sempre tutto. Sono stato anche abbastanza fortunato e sfortunato, perché comunque potevo l'iniziativa magari fare anche, dico, un altro gol. Negli anni scorsi mi è capitato di fare sempre il play basso, quindi difficilmente ti avvicini alla porta. Però mi piace, cioè, è una cosa che mi piace, è una cosa che ci provo, mi piace. Quindi, ripeto, tra virgolette sono stato pure un po' sfortunato, perché guarda domenica, guarda magari lo stesso a Benevento, dove ho colpito 4 pali o 5 pali, quindi pure lì, se mi avessi detto un pochino di fortuna in più, sicuramente avrei fatto sicuramente qualche gol in più. Poi ripeto, è sempre questione di fortuna fino a un certo punto, perché poi di essere comunque minimo bravo, di essere a stare lì in aria o comunque a trovarti in una situazione per poter far gol. Domenica a Pescara, come in altre 110 città italiane, si svolgerà l'edizione 2016 di Bici in Città, organizzata da WISP Abruzzo e l'amministrazione comunale. Assessore Diodati, Bici in Città, un appuntamento importante per la città di Pescara, una manifestazione che è uno dei simboli della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, che vede anche la convinta partecipazione e organizzazione dell'amministrazione comunale e del suo assessorato. Insomma, io credo che sia un evento importante, diciamo che questo è l'evento che apre la stagione primavera-estate dello sport pescarese. Un evento importante con grande partecipazione. Insomma, io credo che devo ringraziare la WISP, perché voglio dire, sempre nell'organizzazione è sempre molto precisa e puntuale. Devo ringraziare anche le altre associazioni che hanno collaborato con la WISP, quindi la FIDAS Pescara Bici, che è anche quest'anno c'è anche un coinvolgimento delle scuole. Manifestazione importante, noi chiediamo un po' di pazienza ai cittadini. Domenica la zona
zona interessata dalla manifestazione sarà chiusa dalle 8 alle 14. Invitiamo i cittadini a partecipare in maniera attiva, anche e specialmente chi fa poco utilizzo della bicicletta, nel senso che può essere l'occasione per capire in maniera importante il valore di questo, insomma, di utilizzare la bicicletta, un valore importante sia dal punto di vista sportivo, dal punto di vista sociale e dal punto di vista della salute. Buone notizie per la Pescara Calcio a 5 che ieri sera ha battuto la Luparense per 6-1 nella gara 2 della serie dei quarti di finale. Domani sera il terzo e decisivo atto, chi vince affronterà Rieti in semifinale. Sarà gara 3 a decidere quale squadra tra Pescara e Luparense accederà alle semifinali Scudetto. Nella partita di ritorno giocata ieri sera al Pala Rigopiano, la squadra di Fulvio Colini ha dato una risposta convincente al passo falso della gara giocata in Veneto e si è imposta nettamente per 6-1. Era una partita senza domani per il Pescara. Vincere per restare in vita, altrimenti la stagione si sarebbe conclusa con una cocente eliminazione ai quarti. Ma i padroni di casa hanno subito messo le cose in chiaro nel primo tempo con le reti segnate da Caputo, Leggero, Grello e Cuzzolino sul rigore. Nel mezzo la rete della Luparense di Bissoni. Nella ripresa Grello e Rogerio hanno chiuso i conti per un 6-1 limpido e che rinvia il verdetto al terzo atto di domani sera, ore 20:45, sempre al Pala Rigopiano. La vincente di questa serie affronterà in semifinale il Real Rieti, che ha eliminato un indomito Montesilvano con il pareggio di gara 2 dopo aver espugnato il Pala Roma. Se Pescara dovesse farcela, l'Abruzzo avrà la sua seconda rappresentante in semifinale dopo l'impresa dell'Acqua e Sapone sul campo del Caos. Il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna nell'edizione delle 23. Grazie per essere stati con noi.